Ciao a tutti da Livorno, sono qui con Michele Poli. Grande Michele, intanto piacere averti conosciuto. Piacere è mio, ci siamo sempre sentiti tramite Facebook, gruppi, ma di persona e Massimo è una grandissima persona, veramente. Sì, sai, sono 1,70. Infatti sto basso, io, vedi? Cerco di stare appoggiato. Comunque, come nasce la tua passione per la musica dance? Senti, la passione nasce da giovane, diciamo dall'età di 14-15 anni. Iniziavo con i registratori, per la comunione mi regalarono dei registratori, sai, e io con le cassette già a quel tempo facevo il calcolo delle battute. Ah, addirittura con le cassette? Sì, con le cassette, perché avevo trovato un sistema, ora poi te lo spiego, con la canzone contavi le battute e te le segnavi da una parte, poi quelle che erano all'incirca pressa poco uguali, e col tasto che torna indietro lo rallentavo, quindi lo mettevo e cercavo di metterlo per sentirle a tempo, ecco, ma senza logica, senza metrica, senza niente, era solo tenerle a tempo e così, era divertimento. Ma senti, incredibile allora, cioè fin da piccolo? Sì, ripeto, 14-15 anni, è stato poi ovviamente crescendo e sono venuti fuori amicizie che mi hanno portato anche a provare il vinile, la sensazione di prenderlo in mano e metterlo sul giradischi, appoggiare la puntina, è stato un qualcosa che mi porto tutt'oggi, nonostante la tenera età di 55 anni. Quasi. Più piccino di me, più piccino di me. Però sono sempre con il vinile in mano a pulirli, a metterli, e ci tengo veramente tanto, ecco. Cos'è che ti colpisce della dance italiana? Dunque, la dance italiana non c'è un qualcosa che ti... è più un discorso di ricordo, cioè a una canzone, un brano, corrisponde a un periodo, un determinato gruppo di amici, amicizie che vanno, amicizie che poi magari si sono ritrovate dopo, qualcuno che si sono... completamente perse, però ascoltando le canzoni del periodo ti viene subito a mente quel periodo, quella tua età che era un qualcosa. Siamo in diretta. C'è la punizione? È bello della diretta. È bello della diretta. Questo è fantastico. Cioè, siamo nella terrazza Mascagni. Non la tagliare, eh? No, questo non si taglia. Questa è live, eh. Tante volte passa anche qualche donnina nuda, eh. Sì? Lo vediamo. Sì, sì, dietro. Non ti girare. No, non ti girare mai. Perché... si diceva appunto della musica dance. La musica ti ricorda un periodo, un gruppo di amici e... E poi la musica, come diceva Riccardo Cioni, la musica è bella tutta.